Finalmente autunno, la mia stagione preferita in assoluto, sia dal punto di vista fotografico che dal punto di vista personale. In questi giorni sto camminando veramente tantissimo nella natura per fare nuove foto e per godermi i toni caldi che oramai stanno conquistando tutti gli ambienti. Mi è venuto in mente, camminando tanto, che non vi ho mai parlato di un accessorio che mi sto portando sempre sulle spalle e che è molto utile a qualsiasi tipo di fotografo. Sto parlando del treppiedi, accessorio con il quale ho sempre avuto un rapporto particolare, direi di amore ed odio, più odio che amore, ma semplicemente perché non l'avevo capito a fondo o forse perché non avevo scelto il giusto treppiedi per me e per le mie esigenze. E ho capito che in realtà la mia era più che altro ignoranza, quindi ho deciso di segnarmi nella testa e anche sull'iPhone, vi dico la verità, 10 punti per aiutare tutte quelle persone che non conoscono questo accessorio, questo strumento, a capire perché è così importante per un fotografo e a capire che l'utilizzo che se ne fa non è esclusivamente quello più classico, ovvero quello di scattare con poca luminosità. Ora mi fermo un attimo, trovo un posto tranquillo e ne parliamo subito. Eccoci qua, questo è il treppiedi che utilizzo praticamente tutti i giorni e che mi sta dando veramente tante soddisfazioni, tanto da avermi fatto ricredere sull'utilizzo di questi accessori che reputo ad oggi onestamente fondamentali. Allora, inizio con il dirvi una cosa, il treppiedi che utilizzo io è della K&F, perché ho voluto testare il brand. In particolare il mio modello è il KF-TC2834. Perché mi piace tanto? Perché è leggerissimo, è super stabile ed è super portatile. In più ha anche alcune chicche che però vi faccio vedere a fine video. Prima parliamo un po' di quali sono le 10 motivazioni per il quale un treppiedi è così fondamentale per un fotografo. Partiamo con quella più banale, quella che conosciamo tutti, scattare con scarsa illuminazione. Quando abbiamo bisogno di scattare una fotografia con tempi lunghi, anche molto lunghi, è assolutamente necessario avere un buon treppiedi. Al punto numero 2, utilizzare la tecnica della lunga esposizione, o il classico tempo B. Avete presente quelle foto con i fiumi vellutati, con le fontane che creano appunto questi fasci d'acqua? Ecco, lì serve necessariamente un treppiedi. Si potrebbe pensare che magari si trova un appoggio, ma credetemi, dal punto di vista compositivo, spesso non si trova il giusto appoggio, quindi anche in quel caso è assolutamente uno strumento fondamentale. Al punto numero 3, utilizzare tecniche come l'HDR oppure il focus stacking, quindi qui andiamo sia nell'ambito del paesaggista, l'HDR altro non è che il bracketing per intenderci, ovvero vado a realizzare un paesaggio, scatto 3 fotografie con 3 differenti esposizioni, quindi una foto diciamo normale, una foto sovraesposta e una foto sottoesposta, in modo tale che poi monto questi scatti insieme e ottengo una foto con tutta la gamma dinamica possibile, cosa che non potevo chiaramente ottenere a mano libera scattando solamente una fotografia. Mentre focus stacking, fotografia macro, quindi vado a mettere a fuoco determinati punti per avere una foto ipernitida. Quello si può utilizzare in realtà anche nel paesaggio e in altri generi. Quindi tutte queste tecniche fondamentalmente avanzate richiedono l'utilizzo di un buon treppiedi. Al punto numero 4, utilizzare correttamente i filtri, quindi ND, ND variabili, polarizzatori, perché certo alcuni si possono anche utilizzare tranquillamente a mano libera, ma in molte altre situazioni bisogna scattare con tempi lunghi. Quindi se si monta un ND64 si perdono talmente tanti stop che la nostra foto sarà praticamente nera se non scattiamo con X secondi di esposizione. Al punto numero 5, indubbiamente il paesaggio. Che voi siate super esperti o meno, un treppiedi fa la differenza, perché quando si va a scattare un paesaggio si vuole utilizzare un valore DF che oscilla tra l'8, il 16, il 22, oppure utilizzare l'iperfocale. E in quel caso il tempo di esposizione inevitabilmente si allunga. Quindi ci mettiamo molto più tempo a realizzare una fotografia e un treppiedi ci permette di avere un'immagine molto più nitida e chiaramente molto, ma molto più interessante. Al punto numero 6, una cosa che potrebbe far sorridere o storcere il naso, come per dire a me non succede mai, è impossibile, ovvero evitare vibrazioni e tremolii, perché è molto più comune di quello che sembra. Vi faccio un esempio, sia in montagna, davanti a un paesaggio meraviglioso, ma fa veramente tanto freddo, si è stanchi, non si è più saldi, lucidi, anche proprio fisicamente. Si rischia di realizzare una foto tremolante, una foto sbagliata, e quindi in quel caso
è ottimo avere un treppiedi, perché diventa proprio una sorta di bastone della vecchiaia, chiamiamolo in questo modo, che però ci permette di portare a casa un risultato super nitido e super valido. Al punto numero 7, girare video di qualità. Immaginate uno youtuber senza treppiedi, non può fare moltissimo. Anche in questo caso io ho utilizzato un Gorilla, dove ho messo la mia Pocket 2, e sto registrando tranquillamente con le mani libere. Però è anche il caso, per esempio, di un videomaker, nel momento in cui vai a fare delle riprese da fermo e puoi concentrarti appieno sulla tua storia e sul tuo soggetto. Al punto numero 8, realizzare correttamente un timelapse, tecnica molto utilizzata dai fotografi perché è affascinante vedere le proprie fotografie muoversi, ma non realizzare esattamente un video, una sorta di via di mezzo particolare. Anche in quel caso chiaramente è fondamentale avere un treppiedi per non dover scendere a compromessi con un'ottima inquadratura. Al punto numero 9, fotografare se stessi. E attenzione, non sto parlando di banalissimi selfie o cose del genere, però penso che a tutti possa venir voglia di immortalarsi magari dopo tanta fatica, dopo aver raggiunto la vetta di un monte, dopo aver trovato un bosco meraviglioso o uno scorcio di una città magica. Quindi è bello poter posizionare il proprio treppiedi e realizzarsi un autoritratto con tutte le caratteristiche di un'ottima fotografia. Il punto numero 10 per me è la cosa più importante in assoluto, che rende il treppiedi davvero fondamentale: ragionare sulla composizione. Voi pensate allo sbattimento di portarsi dietro sempre un treppiedi come questo, montarlo completamente, metterlo a terra, posizionare la nostra macchina fotografica e poi lì per forza ragioni con calma sulla tua composizione, capisci quanta inclinazione dare, un po' più basso, un po' più in alto, un po' più a destra. Inoltre questo stile zen di fare fotografia è molto utile perché immaginate di avere già uno spot da voler fotografare al tramonto. Vi appostate lì 1-2 ore prima, pensate alla composizione e semplicemente attendete che arrivi la condizione di luce che desiderate, la nuvola che desiderate. Quindi non avete più il problema di dire oddio, devo scattare subito perché la luce sparisce in pochi secondi. Siete già pronti. Quindi anche questo è un ottimo motivo per avere un treppiedi. Ora parliamo un attimo del mio treppiedi. Come vi dicevo, è della K&F Concept. Vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione, anche con uno sconticino. Se vi interessa approfittatene, perché io mi sto trovando benissimo. Il modello è il KFTC2834 della serie Explorer. Quindi è stato creato appositamente per gente come me, che va nei boschi, che va nella natura, che si sposta e che viaggia. A me ha cambiato la vita, vi dico la verità, perché avevo un altro treppiedi, non vi dico di quale marchio, ma un marchio molto noto, ma era troppo pesante, mi passava completamente la voglia di portarlo ogni volta. Invece questo ce l'ho sempre legato allo zaino, per i miei video e per le mie fotografie. La sua caratteristica principale è che è leggero, 1450 grammi, quindi assolutamente portatile, piccolino, perché se lo chiudiamo completamente misura 45 cm, vedete che anche chiuderlo è super fluido e super semplice, e abbiamo solamente un treppiedi di 45 cm da portarci dietro che pesa meno di 1,5 kg, quindi direi più che accettabile. Come altezza massima abbiamo circa 1,5 m o poco più, quindi possiamo fare qualsiasi tipo di foto, e una delle sue gambe svitata diventa un monopiede. Può tornare utile, non so quanto lo utilizzerò sinceramente, però abbiamo un monopiede integrato, quindi meglio averlo che non averlo, sia per i video sia per dare un po' più di stabilità alle nostre fotografie se non abbiamo voglia di utilizzare tutto quanto il treppiede. Per quanto riguarda la testa, io ne utilizzo una classica sempre della K&F, che è una testa sfera, con la sua bolla, si può mettere in verticale, in orizzontale, quindi sulla testa non c'è moltissimo da dire. Altra caratteristica di questo treppiede è che è suddiviso in 4 sezioni. Per chi non lo sapesse, cosa sono le sezioni in un treppiede? Sono tutte quelle parti che lo compongono, quindi adesso lo apriamo completamente, ok? E quindi vediamo che una volta che è stato aperto del tutto abbiamo una sezione, 2 sezioni, 3 sezioni e 4 sezioni. Esistono treppiedi a 2 sezioni, a 3 sezioni, ne esistono un po' di tutti i tipi. Il 4 io penso che sia il miglior compromesso tra portabilità e stabilità. Quindi io onestamente ve lo consiglio, perché anche lì ne ho provati un po' e mi sto trovando bene con la 4 sezioni. La 5, esiste anche quella, chiaramente rende i treppiedi più leggeri, più portatili, però anche meno stabili, perché è suddivisa in più pezzi. La 2 è super stabile, ma chiaramente il treppiedi non può essere incredibilmente portatile e leggero. Altra caratteristica è che il suo peso massimo, quindi quello che riesce a tenere, è di 12 kg, quindi una cosa veramente
folle. Io non ho mai testato questa caratteristica, quindi non me la posso assicurare, però diciamo che intorno ai 7-8 kg, 9 kg, e siamo veramente a tanto, non avete preoccupazioni e non avete problemi. Vi dico, lo sto usando da tanto e mi ci sto trovando bene. Sapete che io sono sempre molto schietto su prodotti vari, ne porto pochissimi sul canale, ma quando li porto c'è un motivo. Ovviamente qui sotto poi abbiamo anche il gancino per poter attaccare eventualmente uno zaino, un sacco, se vogliamo dargli ulteriore stabilità. Però non è mai caduto, regge bene il vento, è leggero, è portatile. KNF, veramente un ottimo brand, l'ho anche testato perché ero molto curioso. Quindi in descrizione io vi lascio tutte le info per questo treppiede. Spero che un po' gli spunti che vi ho dato vi siano tornati utili a capirne un po' di più, perché questo è un mondo particolare, ma vi assicuro che vi darà qualcosa. Anche solamente studiarsi lo scatto, la composizione, cambia le cose al 100%, ve lo assicuro. Io ho detto tutto, noi ci vediamo alla mia prossima passeggiata nella natura, che arriverà prestissimo. Vi auguro una buona continuazione e soprattutto buona luce.